Buon pomeriggio e bentrovati amiche ed amici della Calcio 11. Un saluto a voi da parte di Simone Fiorelli e Live Sport Academy. 22esimo turno di campionato per Atletico Torcervale e Real San Paolo, con le squadre che hanno raggiunto adesso il cerchio del centrocampo. Noi siamo pronti per incominciare, buon divertimento. Fischia Andrea Rossi, si apre Torcervale a Real San Paolo. Prima conduzione per gli ospiti. Tutta la rimessa, cercato il movimento di Viola lì davanti, attenzione perché siamo in aria, non arriva la conclusione, ha provato qui ad arrivarci Nicolò Pellegrini, pallone che si perde in out di rigore, vediamo se arriva il cross, adesso sì, cross basso, allontana la difesa ma non è finita, altro pallone proposto sulla tre quarti, si galleggia, vediamo se c'è spazio per rilasciare la conclusione, no. Poi attenzione perché la controlla Gilardi dentro l'area di rigore, prova a scavarla sotto il 19, arriva la rete del vantaggio quando sono 9:15 sul cronometro, ha segnato Mattia Gilardi, 1-0 Atletico Torcervale. Il break per vie interne. Allora attenzione all'opportunità con il pallone sulla sinistra, altro scavo sotto della sfera e arriva anche la rete del raddoppio, 2-0 con D'Angeli a firmare la rete che vale il 2-0 Atletico Torcervale. Pronto per il corner a battere Guerrucci con il sinistro ad uscire, Viola si avvita ma non trova la porta, chiamato all'impostazione Ascella che la perde la formazione di casa, ne possono approfittare le maglie gialle che cercano il dialogo per via interna, riesce ma poi a Bagnale arriva e chiude tutto, a Bagnale per la ripartenza, Viola a ridosso della mediana, manda in avanti per D'Angeli che si presenta sulla tre quarti, sterza, poi prova a servire Gilardi, a sua volta lascia per Viola che se la aggiusta per concludere con il destro, tiro alto. Tancredi. A Bagnale. Pellegrini mette la figura davanti, Gilardi la muove di prima, attenzione perché può arrivare adesso la conclusione con il tiro dalla distanza e Zerille a bloccare e farla sua, filata ma un po' di spazio c'è per cercarla, attenzione qui pallone che passa sul secondo palo e arriva il tapin vincente, più 3 Atletico Torcervale, assistenza di Abagnale, gol se non andiamo errati di Pellegrini, 3-0 Atletico Torcervale. A Bagnale di Vittorio, arbitro che porta ora il fischietto alla bocca, squadra al riposo, parziali dopo i primi 45 di 3-0 in favore dell'Atletico Torcervale. Fischia ora l'arbitro, comincia il secondo tempo di Atletico Torcervale a Real San Paolo. Tre sul cronometro. A Bagnale, traccia per Viola che la spizza di testa e la mette in out, poi D'Angeli a correggere ancora centralmente da Bagnale, Gilardi servito nello spazio, manda per Viola, pallone per Di Vittorio che poi apre a sinistra, D'Angeli con l'esterno ancora bucando al centro, Guerrucci la ritrova sul corridoio mancino, Guerrucci se l'aggiusta sul destro, mette il cross panoramico con Pellegrini che si stava avventurando, poi a Bagnale, conta i passi e calcia sul fondo, accompagna possibilità poi per la giocata di Viola che trova assistenza di tacco per Di Vittorio che da dentro l'aria non tradisce, 4-0 Atletico Torcervale, ma che cioccolatino quello di Viola, già battuta la rimessa, Curtiglie, Pomponi, sale palla al piede, quasi un quarto d'ora sul cronometro, tanto Recuci, a
presentarsi sulla tre quarti. Recuci con il destro forte centrale, Zirilli non la trattiene, poi arriva Viola che finalmente trova la via della rete. 5-0 Tor Cervara, ha segnato il 22. Atletico Tor Cervara che ha già battuto qui. Era stata chiesta la distanza effettivamente, però come fa presente il Real San Paolo c'era stata l'ammonizione, quindi doveva fischiare l'arbitro. Intanto Di Vittorio con il sinistro, pallone che scende ma non abbastanza. Messa laterale Real San Paolo, già battuta Caddeo, la serve poi Curtilli sulla tre quarti, finta di calciare, ancora Curtilli apre il pallone sulla destra, arriva adesso la conclusione, tiro alto a Merafino che qui prova ad andarsene con la giocata, non passa però sulla linea difensiva avversaria. Curtilli si gira in un fazzoletto a Bagnale, arriva poi ancora una volta Recuce, davvero sembra andare al doppio di tutti gli altri. Recuce guida la transizione offensiva. Ancora il 14 si mette in proprio, fa tutto da solo Recuci che poi calcia, Zirilli allontana ma non è finita. Guerrucci dentro l'area, prova anche lui a rilasciare il tiro, chiuso all'ultimo. Dall'ok per riprendere il gioco, batte Guerrucci sul primo palo, arriva il colpo di testa, non riesce la correzione in porta. Un quarto d'ora allo scadere, battuta la punizione con il gol da parte di Di Vittorio, che da posizione impossibile bacia il palo e trova il 6-0. Ancora in pressione Recuci, si torna da Pomponi, Pomponi aspetta, poi passa tra i piedi di Zirilli che qui sente arrivare l'avversario, trovato il pallone sulla destra, riconquista della sfera da parte dell'Atletico Tor Cervara con Merafino dentro l'area di rigore, la fa passare il numero 4, interrotta la manovra poi Di Vittorio con l'esterno, ancora Di Vittorio per Abbagnale che conta i passi e calcia al lato, non vede maglie da servire, si va a sinistra da Guerrucci che ha ancora tanto fiato per correre. Di Vittorio, D'Angeli passa ora il pallone internamente, Merafino la solleva per Recuci che poi da terra non la ritrova, arriva a Valanga successivamente su Pomponi, chiamato l'uomo al capitano che però non riesce a gestirla, e poi Recuci con il mancino per il 7-0 Atletico Tor Cervara. Batte Di Vittorio, pallone subito nel corridoio con la difesa che ci arriva, forse qui c'è fallo, sì. Arriva il fischio dell'arbitro, calcio di punizione Real San Paolo. Arriva qui il triplice fischio che chiude la sfida tra Atletico Tor Cervara e Real San Paolo. Risultato finale di 7-0 per i padroni di casa.